Ben ritrovati. Dunque, intanto sì, giornalista part time, perché in realtà di mestiere faccio il comunicatore, anzi volevo dire rispetto a quello che ha detto alla fine il professor Rovati che faccio il comunicatore pur non avendo fatto il 68. Lo dico mettendo le mani avanti fin da subito. Anche perché sono nato nel 67, quindi il 68 io l'ho subito più che altro nella, diciamo, nella mia vita, nella mia vicenda umana e intellettuale, per cui potrei quasi definirmi non politico ma un prigioniero culturale, ecco, del 68. Augusto Del Noce si è occupato del 68 a più riprese e in diversi scritti. Io in particolare mi soffermerò su due di essi. Il primo del 68 proprio, che si intitola Appunti per una filosofia dei giovani, poi confluito in uno scritto di qualche anno successivo, che è l'epoca della secolarizzazione. Il secondo, scritto in realtà un po' più di nicchia, nel senso che non è molto, non dico conosciuto, ma dibattuto tra quelli che si occupano di Del Noce, che è L'erotismo alla conquista della società, che è di due anni solo successivo, perché mi sembrano i due scritti in cui è possibile rinvenire quella che è stata l'analisi fondamentale di Del Noce sul 68, analisi che per lui, come dire, era importante nella misura in cui il 68 confermò sotto certi aspetti quello che è stato uno, non l'unico, ma senza dubbio uno dei più importanti contributi di Del Noce al dibattito culturale italiano, ovvero la messa in crisi di quella visione della modernità come un processo di progressiva immanenza culminante nel marxismo e poi in Nietzsche, che come sappiamo tutt'oggi, diciamo, vive e lotta insieme a noi, ecco, in tutti gli ambiti, in tutte le manifestazioni. Quindi partiamo dal primo di questi scritti, poi in realtà alla fine poi di questi due scritti dirò qualche cosa su quella che è stata ed è la proposta di Del Noce per rispondere a quella che era una sfida per i cattolici rappresentata dal 68, ma non solo, perché come diceva giustamente Monsignor Negri prima, il 68 va visto, e Del Noce lo vedeva, in un contesto più ampio, quello della modernità, tout court, e di quella che all'epoca era la sfida rappresentata dal marxismo e dalla nascente società cosiddetta opulenta. Allora, Del Noce nel primo di questi scritti parte da una constatazione abbastanza, come dire, radicale, cioè dice che il 68 è stato una sorpresa e nel senso che rappresentava il frutto morale dell'ultimo ventennio, così lo definisce, ovviamente riferendosi al ventennio precedente al 68. Per lui era sbagliato isolare il 68 da quello che in realtà vedeva come un contrasto più ampio, un contrasto generazionale tra la generazione del 68 e quella che l'aveva preceduta. Più interessante poi è vedere quello che era, diciamo, per Del Noce come dire, l'oggetto della contestazione, e lui dice che l'oggetto della contestazione era la società opulenta, ovvero la società che pone il benessere come fine e non come mezzo, il che non è una, come dire, differenza banale, perché Del Noce diceva che se tu poni il benessere come mezzo in vista di un fine che può essere ad esempio la risoluzione di un conflitto sociale o la lotta alla, come dire, alla povertà eccetera, è un conto, altro conto è porre il benessere come fine, perché chiaramente questo cambia radicalmente la prospettiva, e la contestazione del 68 nasceva contro questa società, cioè contro questa società che poneva il benessere come fine e non come mezzo, ed era fondamentalmente la società nata nel secondo dopoguerra come, se vogliamo, alternativa al duplice rischio rappresentato nel secondo dopoguerra dal comunismo da un lato e dal risveglio religioso dall'altro.
Questo è un punto fondamentale che poi Dannoce in realtà riprenderà anche in altri scritti, il fatto cioè che lui vedeva la società opulenta non come un fenomeno, come dire, sociologico o sociologistico meglio, ma come un fenomeno avente delle radici filosofiche precise, profonde. Prima fra tutte il tentativo di rispondere alla sfida lanciata dal materialismo, assumendo, come dire, la parte ritenuta positiva del marxismo, ovvero il materialismo, e rifiutando la parte ritenuta negativa, ossia la parte propriamente rivoluzionaria, quella più dialettica, e in questo modo producendo una società nei fatti materialista in senso compiuto, quindi la diffusione del benessere, la diffusione di un tenore di vita sicuramente migliore rispetto a quello che era la situazione del secondo dopoguerra, ma che di fatto questo comportava uno svuotamento a livello morale ed etico di quella che era l'eredità della tradizione, come dire, cristiana, cattolica, italiana. E, ecco, per cui diciamo, il primo aspetto della società opulenta era questo suo essere, radicalmente anti-religiosa, e anzi, Del Noce dice che era anche antitradizionalista, nella misura in cui accoglieva e faceva sua una lettura della storia ben precisa, che vedeva sostanzialmente nella sconfitta del fascismo e del nazismo la sconfitta di un'intera tradizione europea, in quanto fenomeni ritenuti premoderni, motivo per cui chiunque si fosse richiamato alla tradizione veniva per definizione bollato come fascista o reazionario. Concetti questi che Del Noce aveva in realtà espresso in uno scritto precedente di qualche anno a quello di cui ci stiamo occupando, ovvero appunti sulla irreligione occidentale, uno scritto del 63, poi confluito quella che da molti è ritenuta la sua opera fondamentale, ovvero il problema dell'ateismo. Scritto che Del Noce aveva elaborato durante gli anni del confronto intellettuale con Franco Rodano. In realtà Del Noce iniziò a riflettere su quella che in realtà era, come dire, un fenomeno abbastanza incipiente, no? Nei primi anni 60, in occasione di alcuni scritti di Rodano apparsi sulla rivista trimestrale. Scritti in cui il filosofo romano denunciava l'insorgenza di un nuovo e temibile avversario per il marxismo, ovvero una nuova società che in sostanza disinnescava, era in grado di disinnescare lo sfruttamento del proletariato con un elevato livello di consumi. In realtà non era questo tanto il motivo che preoccupava Rodano, quanto la conseguenza principale di questo imborghesimento del proletariato come una alienazione intesa come svuotamento dell'esistenza umana. Motivo per cui Rodano prospettava in questi scritti un'alleanza tra cattolicesimo e marxismo per, cortocircuitare questo che vedeva come un pericolo. Del Noce, in risposta a questi scritti di Rodano, sviluppa un'analisi un po' diversa della società opulenta. E anzi, in questo scritto del 63, appunti sulla religione occidentale, dice che la società opulenta, termine peraltro coniato nel 59 dall'economista Gilbright nel saggio The Affluent Society, per Del Noce la società opulenta era caratterizzata da tre aspetti, ovvero l'irreligione, o se volete secolarizzazione o desacralizzazione, libertinismo di massa e appunto relativismo integrale. In opposizione alla tesi secondo cui la secolarizzazione come perdita del sacro era la conseguenza dell'avanzata del progresso tecnologico, tesi ricorrente ancora oggi, no? Per cui la secolarizzazione, che poi ora è diventato secolarismo, cioè un fatto ideologico, viene vista come una conseguenza del progresso tecnologico, Del Noce diceva al contrario che l'irreligione o secolarizzazione era la causa e non l'effetto di una mentalità, tecnocratica. A sua volta, l'irreligione non era figlia di dinamiche sociali, bensì di un preciso processo culturale
ovvero il fallimento della cultura che tentò di opporsi al marxismo, conservandone il momento materialistico e anzi opponendo ad esso un materialismo compiuto. Quindi è un'analisi, quella di Dannoce, molto, molto precisa, puntuale, che oggi potremmo dire anche politicamente scorretta rispetto a quello che è la lettura prevalente, no, di questi fenomeni. E anzi, su questo punto giova ricordare che Dannoce vedeva non poca parte di responsabilità in quello che all'epoca era il Partito dei Cattolici, ovvero la DC, no? Perché Dannoce vedeva nella ex Democrazia Cristiana una miopia culturale, cioè il non aver messo a fuoco che l'essenza del marxismo, la vera essenza del marxismo, avendo assunto in maniera critica la lettura neoilluminista della storia, secondo cui la storia del pensiero è storia di una progressiva quanto ineluttabile affermazione dell'immanenza culminata nel marxismo, appunto. E questo comportò l'errore di voler combattere il marxismo sul suo stesso terreno, opponendogli, diciamo così, un materialismo, tra virgolette, buono, inteso come benessere diffuso. Per cui il nichilismo della società opulenta contro cui nacque la contestazione che del noce in un primo momento vede in maniera positiva, perché rivolta contro questa società, si spiega pertanto al motivo del fatto che in Occidente fu portato alle estreme conseguenze l'aspetto materialistico del marxismo, fenomeno questo che coincise con la massima espansione del libertinismo. Il risultato di questo fenomeno era ed è la più radicale, come dire, spersonalizzazione della vita umana, la perdita della propria identità, il sentimento di vacuità e non senso della realtà. In ciò è da vedere il ritratto di un uomo alienato, ma di un'alienazione ben peggiore di quella descritta da Marx, ed è esattamente contro questa antropologia che nacque e si sviluppò la contestazione studentesca. Contestazione quindi che aveva, almeno all'inizio, un aspetto positivo, perché esprimeva la protesta, la ribellione, se vogliamo, della natura umana contro questo processo di dissacrazione e disumanizzazione che stava accadendo. Allo stesso tempo, però, Dannoce dice in questo scritto, da cui siamo partiti, che l'illusione che questo fenomeno potesse essere in qualche modo positivo svanì ben presto. Perché? Perché vide il prevalere dell'estremismo, cioè di un momento estremistico nella contestazione che cancellò ben presto tutto il buono che poteva esserci all'inizio. Estremismo che, come spesso accade, fu il prodotto di una, come dire, dell'influsso di una minoranza che però divenne ben presto una maggioranza percepita, cosa questa che viene anche oggi, no? Cioè, in realtà gli estremisti veri erano pochi, ma furono in grado di imporsi rispetto a quella che era la maggioranza reale della contestazione. E Dannoce criticava fortemente, no, diciamo, il prevalere, la piega che la contestazione prese a livello estremistico. Perché? Perché l'estremismo non fece altro nella sua ottica che radicalizzare i mali della società, assumendo in maniera critica gli stessi principi ideali che sono alla base del processo da cui è scaturito quel sistema che si voleva contestare. A partire dal rifiuto di ogni trascendenza religiosa, dell'enfasi data alla scienza, cosa che, notava Dannoce, conduce l'estremismo verso il sansimonismo, che nell'ottica del filosofo indica il tentativo di pensare una società compiutamente tecnocratica e di dissolvere il cristianesimo è una vaga religione dell'umanità. Non solo, ma attraverso Marcuse, qui Dannoce nei confronti di Marcuse aveva un atteggiamento ambivalente, nel senso che in realtà ovviamente erano lontanissimi, se non altro perché l'uno era cattolico e l'altro no, ma allo stesso tempo Dannoce stimava Marcuse, quantomeno il Marcuse dell'analisi di quel fenomeno. Ma allo stesso tempo giudicava fallimentare il suo tentativo di superare per via marxista la società ad una dimensione,
richiamando l'opera più famosa di Marcuse. E non solo, ma l'estremismo era portato a riscoprire, a causa di alcuni temi marcusiani, addirittura il fascismo delle origini, nel suo iniziale momento negativistico e anarchico. Qui può sembrare un po' un paradosso il fatto che una società che aveva una forte anima, una forte, come dire, radice marxista, che non ce l'ha, giudicava in realtà come portatrice di un'istanza fascista, o quantomeno del fascismo originario. Ma questo in realtà è una, come dire, un paradosso solo apparente. Perché? Perché De Noce, insomma, vedeva un'analogia tra la contestazione studentesca e il fascismo delle origini, ma anche una profonda differenza nella misura in cui il fascismo delle origini quantomeno era portatore di un'idea, come dire, politica, la nazione, il culto della nazione, appunto, eccetera, mentre la contestazione conservava del fascismo soltanto il momento anarchico, il momento del massimo vitalismo, il momento della massima, come dire, esaltazione della forza, della vitalità, eccetera. Era pur vero, diceva Del Noce, che non si doveva essere troppo severi con gli estremismi. Perché? Perché questo avrebbe voluto dire ignorare le colpe di chi li aveva preceduti. In primis, dei loro padri, cioè della generazione precedente a quella del 68, per aver confezionato o venduto, o quantomeno non essersi opposti a che ciò accadesse. Ovvero, per aver confezionato una rappresentazione del fascismo assolutamente inadeguata, di modo che i giovani contestatori pensavano di rappresentare la quintessenza dell'antifascismo. Detto in altre parole, del fascismo venne data una ricostruzione semplicistica e mistificatrice, secondo Del Noce, o se si preferisce apocalittico-demonologica, che spinse e rafforzò nei giovani quell'atteggiamento di rifiuto totale del passato e della tradizione. La colpa principale, quindi, della cultura progressista, e anche in buona parte di quella cattolica, è consistita nel vedere il fascismo come un fenomeno premoderno, ossia come un errore contro la cultura, quando invece per Del Noce fu un errore della cultura, da condannare insieme a tutto ciò che si richiamava, dopo di esso, alla tradizione. Vengo velocemente al secondo degli scritti citati in apertura, ovvero l'erotismo alla conquista della società. Questo è uno scritto fondamentale, a mio avviso, perché qui Del Noce individua quelle che secondo lui era la radice filosofica della rivoluzione sessuale. Fin qui abbiamo visto l'aspetto della contestazione rivolto contro la società opulenta, ma ovviamente, anzi, nella percezione comune, dire 68 significa dire rivoluzione sessuale, no? Fondamentalmente, pensando anche a tutto quello che è stata la produzione cinematografica, letteraria e quant'altro. E Del Noce individua, come dire, una radice filosofica ben precisa nel surrealismo. Anzi, secondo Del Noce, vi fu, diciamo, tramite il surrealismo, un legame, poi vedremo come, tra la rivoluzione sessuale predicata da Reich, citato questa mattina dal professor Pagani, e la rivoluzione sessuale che di fatto si attuò nel 68. Il trait d'union Del Noce lo vedeva proprio nel surrealismo. Allora, il punto di partenza della sua analisi era molto semplice. Diceva Del Noce, il senso comune del pudore, stiamo negli anni 70, primissimi anni 70, è cambiato. E questo è un dato di fatto. Il punto qual è? Che secondo alcuni, o meglio, secondo la maggioranza, compresi anche alcuni cattolici, essendo cambiato il comune senso del pudore, i codici morali dovevano adeguarsi al mutato costume. Quindi, essendo cambiata, come dire, la realtà morale effettiva, i codici dovevano adeguarsi ai nuovi costumi. Giudizio, come dicevo, condiviso anche da molti cattolici, ma ciò non di meno, diceva Del Noce, assolutamente banale. Perché? Perché in gioco non c'era semplicemente un cambiamento quantitativo del senso del pudore. Cioè, il problema non era che c'era più pornografia a partire dal 68 in poi,
ma il problema vero era che il pudore, che fino a quell'epoca era considerato un valore, dal 68 in poi venne considerato come un disvalore. Ciò in cui noi ci vedremo un salto qualitativo, non soltanto un qualcosa di quantitativo, come se in fondo si dicesse: ma sì, ma la pornografia c'è sempre stata, adesso semplicemente ce n'è un po' di più. Ecco, De Noce diceva: no, attenzione, qui non è questione di quantità, qui è questione di qualità di quello che sta, di quello che sta succedendo. E De Noce diceva in questo saggio che in fondo tutto quello che c'era da sapere sulla rivoluzione sessuale era stato detto negli anni 30 dal signor Wilhelm Reich, nel libro appunto pubblicato nel 30 e poi nel 63 in Italia, La rivoluzione sessuale. Reich, l'ho già detto meglio di me, professor Pagani, era esponente di una corrente, se vogliamo, che voleva coniugare il marxismo e la psicanalisi, detto in parole povere, negli anni 30 lui era appartenente, diciamo, a quel movimento di liberazione sessuale sorto, come dire, in dipendenza della rivoluzione russa, tale per cui al posto di borghesia e proletariato Reich sostituiva gli assertori della morale repressiva e quelli della morale libertaria in campo sessuale. Quindi fece una trasposizione, diciamo, dell'analisi marxista, no, delle classi a livello diciamo, della morale sessuale, teorizzando che all'affermazione della libertà sessuale sarebbe conseguita la felicità e quindi la fine dell'autoritarismo. In maniera molto semplice, cioè Reich diceva: qual era in sostanza il punto della questione? Diceva che non sono possibili compromessi tra morale tradizionale e liberazione sessuale. E questo perché non esisteva alcun ordine, alcuna autorità meta-empirica di valori. L'uomo non è altro che un insieme di bisogni fisici, soddisfatti i quali sarà felice. È evidente che il primo e più impellente dei bisogni qual è? Quello sessuale. E quindi liberiamo l'uomo dalle catene in cui la tradizione lo ha ingabbiato e avremo un uomo compiutamente felice. E quindi, essendo felice, non avremo più i conflitti, non avremo più le tensioni. La società vivrà finalmente un'epoca di pace e di benessere diffuso. Ecco, funzionale a questa idea, ovviamente, c'era un problema, ovvero la famiglia. Nel senso che per poter arrivare a questo che era l'obiettivo, bisognava battere nell'ottica di Reich quello che era, come dire, l'emblema, il simbolo, il baluardo, no, della morale tradizionale, ovvero la famiglia. E la famiglia monogamica fondata sul matrimonio. Perché? Perché la famiglia era portatrice di un'idea di tradizione, cioè il fatto stesso di consegnare, di tradere qualcosa, no, indica che c'è un qualcosa che va consegnato alla generazione successiva, qualcosa ovviamente ritenuto di obiettivo, di immutabile, di oggettivo, no? Ma se non c'è, come teorizzava Reich, alcun ordine di valori, alcuna autorità, alcuna verità, potremmo dire, beh, gioco forza che, diciamo, non ha più senso che esista il medium, cioè la famiglia in quanto portatore tra generazioni di questi valori. E qui permettetemi di citare direttamente Del Noce, perché questo è un punto fondamentale. Dice dunque: l'idea di matrimonio monogamico indissolubile e le correlative, pudore, purezza, continenza, sono legate a quella di tradizione, che a sua volta, in quanto tradere, è consegnare, presuppone quella di un ordine oggettivo di verità immutabili e permanenti. Ma se noi separiamo l'idea di tradizione da quella di ordine oggettivo, essa deve di necessità apparire come il passato, come ciò che è superato, come il morto che vuole soffocare il vivo, come ciò che deve essere negato per poter ritrovare l'equilibrio psichico. All'idea del matrimonio indissolubile deve sostituirsi l'unione libera, rinnovabile o solubile in qualsiasi momento. Non si può parlare di perversioni sessuali, anzi le forme omosessuali, maschili o femminili, dovranno essere considerate come le forme pure dell'amore. E credo che non ci sia bisogno di troppi commenti. Questo diceva Del Noce nel 1970. Se guardiamo a quello che è successo anche in Italia, no, di recente, vediamo che tutto torna.
Un punto importante da sottolineare è che la rivoluzione sessuale è tanto distante dall'idea di tradizione e quindi di passato, ma anche da quella di avvenire e di futuro, tipica della rivoluzione, diciamo, politico-sociale. La liberazione sessuale è quindi puro presente, senza passato né futuro, e da qui la ricaduta in quello che Del Noce chiamava l'animalismo, no? Da cui sottrarsi con l'evasione nei paradisi artificiali della droga, eccetera. Ora, il punto successivo sta nel fatto che Del Noce si chiede, ma com'è stato possibile che una teoria sviluppata negli anni 30 e che negli anni 30 fu contestata, perché Reich fu contestato dai marxisti e dai freudiani in primis, in quanto rappresentante, se vogliamo, di una mentalità ancora decadente, borghese decadente. Dicevo Del Noce, com'è possibile che si sia imposta 40 anni dopo, essendo oltretutto nel frattempo Reich morto, perché Reich morì nel 57, quindi non fu, come dire, accade un qualcosa di strano apparentemente, no? Cioè si impose una teoria nel 68 sviluppata molto tempo prima senza che l'autore fosse, come dire, diretto protagonista. E Del Noce risponde dicendo che appunto il trait d'union tra Reich e 68 sta nel surrealismo. E qui lo spiega in maniera abbastanza puntuale, dice... Qual è il punto? Il punto è che nel dopoguerra vi erano due paure fondamentalmente, cioè nel 45, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vi erano due paure. La prima era la paura del comunismo, e la seconda, in Occidente ovviamente, e la seconda paura era quella di un risveglio religioso. Ora cosa accade? Accade che sia nei confronti dell'una che dell'altra paura si svilupparono movimenti culturali, tali per cui quello che accade nel 68 non fu una cosa casuale, ma fu una cosa, diremmo oggi, scientemente voluta. Allora, partiamo dal primo, la paura nei confronti del risveglio religioso. Qui Del Noce vide un'azione forte, fortissima, proprio nel surrealismo. In quanto, come dire, il surrealismo Del Noce non lo considerava un fatto artistico, o solamente artistico, una moda artistica, una corrente artistica, ma come dire, un qualcosa di filosofico, in quanto propugnava la riappropriazione da parte dell'uomo dei poteri che aveva proiettato fuori di sé in Dio, per dare vita ad una nuova realtà disalienata e perciò felice. In questo senso era molto stretto il legame tra surrealismo e marxismo. Differente era, come dire, l'analisi e le modalità per superare l'alienazione, ma diciamo, il punto in comune era come dire, l'obiettivo finale. Ora, rispetto al marxismo però, il surrealismo sviluppò una progressiva presa di distanza. Per cui dall'iniziale adesione negli anni 30 e passando per il dissenso con lo stalinismo, si arrivò alla rottura definitiva nel 47, quando venne coniato il famoso manifesto surrealista del 47, che Del Noce analizza insieme ad uno scritto preparatorio quel manifesto, fatto da Henri Pastoreau, il cui titolo era tutto un programma, per un'offensiva in grande stile contro la civiltà cristiana. Quindi questo era il titolo di uno scritto preparatorio a quello che sarà il manifesto surrealista del 47, in cui il tema della rivoluzione sessuale era, come dire, fortemente teorizzato. Ma intanto vediamo quello che era, diciamo, la prospettiva surrealista, come dire, a freddo, e prendo a prestito le parole di André Breton, che come sapete è stato uno dei massimi esponenti del surrealismo. Ma diceva Breton: rovinare definitivamente l'abominevole nozione cristiana del peccato, della caduta originale, dell'amore redentore, per sostituirgli con tutta certezza quella dell'unione divina dell'uomo e della donna. Una morale basata sull'esaltazione del piacere spazzerà presto o tardi l'ignobile morale della sofferenza e della rassegnazione, mantenuta dagli imperialismi sociali e dalla Chiesa. Alla tirannia dell'uomo dovrà sostituirsi un regno della donna. Anche qua direi che non servono particolari
commenti pensando a, ad esempio all'ideologia del gender, eccetera. E questo lo diceva Breton nel 47. Questo era il programma culturale del surrealismo. Ora, qual era la critica del surrealismo al marxismo? Il fatto che il vecchio mondo cristiano non poteva essere abbattuto dal mutamento dei rapporti economici. Cioè, i surrealisti dicevano che se anzi si guardava alla storia, nulla lasciava presagire che così come il capitalismo aveva saputo adattarsi alla civiltà cristiana, adesso preesistente, allo stesso modo poteva accadere con il marxismo. In altre parole, non vi era garanzia, ed anzi tutto portava a escluderlo, che fatta la rivoluzione marxista l'ordine cristiano sarebbe stato debellato. E questo perché i costumi, questo è il punto, cambiano più lentamente rispetto all'economia. Motivo per cui il surrealismo diceva dobbiamo portare la guerra non sulle condizioni politico, sociali, economiche, ma sul terreno dei costumi. Come? Tramite la rivoluzione sessuale. Fu così che, in realtà, poi fu una rottura per modo di dire, perché sì, il surrealismo di fatto ruppe col marxismo, ma in realtà è come se si divisero i compiti. Per cui dal marxismo, il marxismo e il comunismo doveva occuparsi, diciamo, della parte politica, sociale, della rivoluzione, il surrealismo avrebbe invece operato e agito sulla parte dei costumi, cosa che puntualmente avvenne, perché se uno analizza tutta l'industria culturale dagli anni 50 in poi, si ha una, diciamo, panoramica per cui progressivamente quella che era la dottrina surrealista che abbiamo visto prima in Breton fu tradotta in fatti concreti: cinema, arte, letteratura, musica e quant'altro, tutto all'insegna di questa, come dire, rivoluzione sessuale. Per cui, insomma, tramite Sad, Marchese di Sade, il surrealismo recupera Reich e la sua idea di completare il marxismo con la nuova morale sessuale, al fine di una rivoluzione totale, come operando sui costumi sociali attraverso l'arte. E così sistemarono, diciamo, la paura del risveglio religioso. Ma c'era anche un'altra paura nel secondo dopoguerra, quella del comunismo. Qui Delloche dice che si sviluppò in quegli anni un atteggiamento che lui chiamava di millenarismo negativistico, parola che può sembrare, diciamo, difficile, ma che in realtà nasconde un concetto semplice, cioè si sviluppò in sostanza a partire dal secondo dopoguerra un'industria culturale a servizio di questa atmosfera di millenarismo negativistico, per cui letteratura, cinema dovevano in qualche modo dissacrare il passato, demitizzare, disalienare, demistificare. E in tale contesto la diffusione dell'erotismo, per l'aspetto di critica della tradizione europea che esso portava, era strumentale alla nascita di una nuova morale. In sostanza, accanto all'industria culturale a servizio, per così dire, delle masse, si sviluppò sul terreno dell'intellettualità laica, cioè ai piani alti della cultura, una vera e propria, del noi ce la chiama Repubblica delle Lettere, con l'obiettivo di creare un legame di continuità tra liberalismo e comunismo in chiave illuministica. E qui potremmo citare, ad esempio, il gruppo editoriale che fa capo a Repubblica, che fa capo a precisi apparati culturali che si sono incaricati di portare avanti questa lettura. E fu così che, diciamo, questa nuova borghesia illuminata, facendo proprio la critica marxista dei valori, e anzi con una rinnovata spinta liberale, nel senso poc'anzi detto, si ritrovava sulla stessa lunghezza d'onda dell'avanguardia nel proporre una nuova morale sessuale. In realtà, e qui mi avvio alle conclusioni del Noce, diciamo, l'importanza di questa analisi non sta soltanto nel fatto che di avere individuato nel surrealismo il fenomeno che meglio di altri sferrò un colpo mortale, se vogliamo, al cristianesimo. Nell'ottica del Noce l'offensiva dell'erotismo non ebbe successo solo grazie a questa campagna, ma anche a causa della miopia culturale della Chiesa di allora. E questo per tre motivi.
Uno, perché tra il 45 e il 60 la gerarchia era più interessata a contrastare il comunismo. E secondo De Noce non si rese conto della portata rivoluzionaria dell'avanguardia artistica e letteraria in ambito sessuale, con il risultato di confondere l'erotismo con la pornografia. Non videro in sostanza che in gioco non c'era semplicemente il fatto che si faceva un uso maggiore della pornografia, ma che ciò che fino a ieri era ritenuto un disvalore, ora invece era affermato come valore. Per non parlare di quei cattolici, diceva Del Noce, qui lo cito di nuovo, nei cui occhi passa una luce d'estasi quando sentono pronunziare la parola mondo. Pronti come essi sono a giustificare ogni aberrazione come protesta a un cattolicesimo di ascesi e di mortificazione, sicché qualsiasi aberrazione ha bisogno per costoro soltanto di essere consacrata e benedetta. In realtà c'erano altri due aspetti che spiegavano questa miopia culturale della Chiesa, ad esempio il fatto che di prediligere le virtù sociali o politiche rispetto a quelle private come la castità o il pudore, e da ultimo la miopia della DC, di nuovo colpevole ai suoi occhi di un realismo che Del Noce in realtà definiva più come un cinismo politico astratto e falso, a motivo del fatto che la classe politica di allora aveva confuso quelli che erano fattori ideali e culturali con fattori economici. Sa che sono arrivato, allora 5 minuti, allora vado veloce. Tutto ciò premesso, Del Noce si chiedeva in chiusura di questo saggio cosa fare in concreto contro, per rispondere a quella che all'epoca era una cosa ancora incipiente, ma che poi di lì a poco avrebbe assunto i caratteri che oggi conosciamo, come difendersi cioè da tutto ciò, anche a motivo del fatto che Del Noce già aveva intravisto una portata totalitaria nella società opulenta, una nuova dittatura, un nuovo potere oppressivo e opprimente. Detto brevissimamente, Del Noce, come sapete, sviluppò una posizione per cui fu accusato giustamente di essere un reazionario. In realtà Del Noce era tanto distante dai rivoluzionari e dall'idea di avvenire, di futuro, quanto da una restaurazione del passato tout court. In realtà Del Noce prediligeva l'idea di risorgimento, e il risorgimento cattolico. Risorgimento che nella sua ottica, diciamo, come chiave di lettura, come chiave ermeneutica, faceva riferimento alla categoria di eterno. Cioè il punto per Del Noce è che esistono dei valori immutabili, oggettivi ed eterni, che ogni uomo è chiamato a riconoscere nella sua esistenza, e che la politica ha il compito di creare le condizioni affinché ciascun uomo possa far proprio e riscoprire questi valori. Per cui in realtà Del Noce era tanto lontano da posizioni tradizionalismo o di nostalgia dell'anziano regime, quanto appunto dalle posizioni ovviamente rivoluzionarie. Per lui il punto fondamentale era che lo scontro avveniva tra due antropologie, tra due diverse e opposte visioni dell'uomo, prima ancora che, diciamo, questioni economiche, questioni politiche o questioni sociali. Se i cattolici avessero avuto chiaro questo, la prospettiva ovviamente sarebbe cambiata, perché la prospettiva era quella, a quel punto, di una risposta a sfida. Cioè si trattava di sfidare l'avversario, all'epoca del marxismo, oggi potremmo dire il laicismo, sul suo stesso terreno, cioè sul terreno della storia. A quel punto sarebbe stata la storia a decretare il vincitore, qualora l'una delle due, chiamiamole, opzioni si sarebbe rivelata falsa. Del Noce era critico contro quelle che all'epoca lui individuava come quattro false alternative da parte cattolica. C'era la posizione tradizionalista, ovvero la posizione di quelli che invocavano, come dire, il braccio secolare per imporre i valori cristiani. Semplifico. C'era poi la posizione della Chiesa delle Catacombe, ovvero di quei cattolici che dicevano che bisognava ritirarsi dalla società e sviluppare una forma di
come dire, missionarietà a partire dalla conversione personale. Lui la chiamava la Chiesa delle Catacombe per dire che per identificare un modello di presenza del cattolico nella società, come dire, nascosto, appunto catacombale, senza nessuna, come dire, influenza a livello culturale o sociale. Poi vi era la posizione di coloro che distinguono in modo netto tra piano temporale e piano spirituale. E qui De Noce diceva che secondo questa prospettiva la politica sarebbe stata autenticamente democratica, cioè deideologizzata, e la Chiesa avrebbe recuperato il suo proprium, cioè dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Completa separazione. E poi da ultimo c'era la posizione del progressismo cattolico, ovvero di quei cattolici, teologi, ma anche vescovi, eccetera, che volevano conciliare i dati della tradizione cristiana con l'acquisizione della scienza moderna, ovvero il neomodernismo. Per De Noce tutti e quattro questi atteggiamenti erano sbagliati, perché non avevano messo a fuoco quello che era il problema, ovvero la questione antropologica, il fatto cioè che già all'epoca si proponeva un contrasto tra due diverse visioni dell'uomo e del suo rapporto con Dio e con la società. Motivo per cui io, in un mio, diciamo, ormai vecchio saggio, ho riassunto la posizione di De Noce con il termine di metafisica civile. Metafisica perché riproposizione dei valori che lui considerava oggettivi, mutabili, eterni, che sono poi quelli del cattolicesimo. Civile perché questi valori dovevano e debbono essere di volta in volta riconquistati dalla società. Le forme politiche poi se ne può discutere, possono essere varie, ma di sicuro quello che era il punto fondamentale era l'atteggiamento della risposta a sfida per contrastare questa realtà. E quindi, certo.